Proseguono i focus group sul lavoro dedicati a vari temi di interesse per il piano strategico della città metropolitana di Firenze. Dopo quelli dedicati, tra gli altri, a infrastrutture e semplificazione amministrativa, associazioni di categoria, imprenditori, amministratori e professori universitari si sono confrontati sul tema del supporto alle imprese, focalizzando la propria attenzione soprattutto sulla questione formativa e sul rapporto scuola-azienda. Ognuno degli esperti ha portato la propria esperienza e sono emerse molte impressioni e opinioni interessanti. Andiamola ad ascoltare. Innanzitutto trovare una modalità di lavoro e di sviluppo di una progettualità sul territorio metropolitano che leghi in maniera più diciamo stretta e vicina le aziende, gli operatori del territorio con l'ente città metropolitana. Il secondo grande punto che molti di voi hanno sollevato riguarda invece la necessità di progettare filiere di coordinamento e di integrazione tra quello che è il mondo della formazione e il mondo delle imprese. E poi c'è tutto il grandissimo tema del trasferimento tecnologico e quindi come le nuove tecnologie possono essere funzionali di supporto al mondo imprenditoriale. La prima domanda a cui siamo chiamati a rispondere è quale forma potrebbe avere un nuovo modello di progettualità a scala metropolitana volto ad avvicinare il mondo dell'azienda ai diversi enti territoriali, finalizzato a promuovere lo sviluppo economico e l'imprenditorialità diffusa nel territorio metropolitano. La seconda domanda è quali azioni possono essere messe in campo per avvicinare il mondo della produzione a quello della formazione. Ed infine, l'ultima domanda, quali strategie possono essere pensate per attrarre nuovi investimenti nel territorio della città metropolitana. Una di queste funzioni è proprio il tema dell'incubazione ed è un tema che non può essere di un singolo territorio, di un singolo comune, ormai è proprio anche proprio poco sensato, ecco, pensare a dov'è il confine. Questa è una funzione, secondo me, storica del nostro territorio che può e deve essere rilanciata nei prossimi anni e in cui la città metropolitana può giocare un ruolo importante sia per le grandi imprese, sapere quali sono le skill e le competenze anche utili, perché uno può fare impresa o invece avere l'avviamento di lavoro adeguato, la capacità anche di esperienze, o invece diventare imprenditore e quindi sapere come giocarsi nel nostro territorio. Il territorio potrebbe aiutare magari se ci fossero anche dei progetti che prevedessero, non so, il duale nella filiera, cioè delle modalità di far sì che l'azienda possa fare poi con un unico progetto, magari estendere questa esperienza di duale anche ai propri partner, ai propri fornitori, quindi facilitare questo processo. Di fronte a un primo approccio con la scuola reciprocamente entusiastico, e sto parlando di scuole superiori perché loro si sentono lusingati di disponibilità da parte dell'impresa, poi stiamo assistendo a un blocco della situazione che potrebbe e secondo me ha necessità di essere aiutato e sul quale si deve intervenire, che siamo veramente due mondi che sono stati probabilmente in due pianeti diversi fino a pochi giorni fa e che adesso ci rimettiamo assieme, proviamo a parlarci, ma anche il linguaggio a volte è complicato. Nel mondo dell'impresa in questo momento c'è cambiamento digitale e quindi ci sono questi change driver, queste figure che aiutano le imprese e secondo me la situazione fra scuola e imprese è ancora più difficile, però si parte che tutti siamo la percezione di questi contatti, ma che ormai durano da mesi, abbiamo fatto cose insieme, è che ci sia grande entusiasmo nei giovani. Dal fronte delle imprese credo che noi dobbiamo cominciare a dirci che invece parlare con le scuole e con i giovani è una fonte di energia della quale non possiamo fare a meno. Credo che le esigenze in questo momento siano di rivedere il sistema produttivo, introducendo anche aspetti diversi rispetto a quelli tradizionali del manifatturiero. Credo che sia importante l'integrazione reale e sostenuta fra l'esigenza dell'imprenditore e
l'offerta formativa. Dentro il tavolo, perché succeda questo, occorre che ci siano varie figure, no? Vogliono le imprese, ci vogliono gli enti locali, ci vogliono anche i rappresentanti degli enti portatori, diciamo, di trasferimento delle conoscenze e innovazione in università e scuole. Distinguiamo due tipi di avvicinamento: uno è quello dentro i percorsi formativi della scuola e dell'università, e uno è quella con formazione, per così dire, extracurricolare, che può essere fatta sia dagli enti formativi normali sia da altri enti o in compartecipazione. Quando si va a intermediare tra le esigenze del sistema formativo e le esigenze del sistema delle imprese, bisogna intermediare a un livello, come dire, adatto. Non si può dire: io ho bisogno del saldatore che mi sa saldare quel tipo di cosa che mi serve all'impresa oggi. No, occorre sempre trovare un livello abbastanza alto che sia utile in una certa traiettoria, scusate il termine un po' accademico, tecnologica, no? Se non parlo anche troppo complicato, penso mi capiate, no? Che è utile per una certa traiettoria tecnologica, ma non per una singola applicazione. Il processo che ora sta portando avanti una rivoluzione anche abbastanza, insomma, notevole del percorso manifatturiero, vedrà comunque a breve una necessità di professionalità che altrimenti vedono questo disallineamento tra il percorso formativo scolastico e anche quello del percorso duale, così faceva riferimento. Se non c'è questo allineamento si rischia di avere un dialogo tra soli, oppure il classico stage che si fa perché si deve fare, si segnano le ore, ma non si arriva poi a produrre ragazzi che dopo l'azienda è pronta ad assumere, quindi si creano delle figure che poi non troveranno mercato. Quello che potrebbe fare l'area metropolitana è individuare almeno uno o due assi prioritari in linea con quello che è, diciamo, la maggior parte del tessuto imprenditoriale, e quindi di quelli che sono anche le direttrici di innovazione su cui occorre maggiormente investire. Tanto tutto non si può fare, quindi direi dare priorità a quello. L'idea che il tessuto urbano possa soddisfare le esigenze di crescita delle imprese, secondo me non esiste proprio. Cioè, se voi fate conti alla mano, cioè l'idea che il tessuto possa, attraverso il rapporto con l'università, la formazione, soddisfare il fabbisogno dell'impresa alla crescita, secondo me è un'idea sbagliata. Il mercato è globale e dal territorio ci si aspetta efficienza nei sistemi, efficienza nei servizi, un ambiente, come diceva il dottor Primo, dove la gente viene e sta bene, perché viene tutto il mondo e vuole lavorare qui perché ci sta bene, perché c'è l'arte, eccetera. Ma nessuna impresa, diciamo, decente, di un livello un po' più alto, si aspetta che dal territorio riesca a trovare dall'amministratore legato al tecnico informatico. Tantomeno se si affida all'università, perché io onestamente ci ho lavorato 15 anni e credo che in questo momento che non ci sia mai stato un rapporto tanto basso e come si può dire, di sfiducia tra il mondo delle imprese e l'università come in questo momento. La cosa che manca qui non è tanto la gente che vuole fare impresa, ma il capitale. Se il comune o piuttosto l'area metropolitana decidesse di mettere insieme a banche una seria società che investa capitale in rischio, forse quella è la cosa migliore. Invece noi ci affidiamo a bandi comunitari, spessissimo, la dottoressa sa benissimo a cosa mi riferisco, spessissimo di difficilissima comprensione. Se leggete il piano strategico di Milano, la parola chiave è internazionale. Cioè, io penso che Firenze sia molto simile a Milano da questo punto di vista. Cioè, secondo me, se dovessi dire una parola che è intorno al quale ruota il resto, è che noi siamo veramente una zona internazionale. Lo siamo per gli studenti, lo siamo per le aziende, lo siamo da tutti i punti di vista. Siamo veramente un... E mi dispiace che venga fuori anche troppo poco, in questi focus group, questa parolina fondamentale, perché è veramente quella che ci lega o non ci lega al futuro, e noi abbiamo bisogno crescente di avere persone che siano in grado di lavorare in questi ambiti. Oggi siamo in una fase molto difficile del rapporto pubblico-privato, perché c'è stata molta diffidenza, ci sono stati vari problemi in giro per l'Italia. Quindi pensare, cioè, recuperare i fondamentali di un buon rapporto evoluto tra pubblico e privato, già questo sarebbe un grande obiettivo. Dentro questo quadro ci siamo noi. Quindi, per esempio, sfruttare le opportunità del nuovo regime di appalto, per esempio delle partnership innovative. Ci sono tutta una serie di situazioni nuove che permettono di rendere più semplici anche i progetti innovativi. Ma il tema è stato citato prima,
della governance territoriale, l'aspetto di cui abbiamo chiamato i distretti tecnologici. Io sono veramente molto rammaricato, sono eccezione per fare alla regione che questa vicenda dei distretti tecnologici secondo me potrebbe essere gestita molto meglio. Meglio vuol dire in modo più semplice, in modo più trasparente. Non è veramente tanto importante l'aspetto economico, è importante delle guide, è importante di creare un ecosistema che funziona dal punto di vista delle relazioni. E purtroppo oggi insomma, siamo mescolati un po' i servizi alle imprese, con un po' di innovazione, con questa storia, c'è troppa burocrazia, cioè non è possibile fare cose così. Certamente quello che è il fenomeno della formazione duale deve subire un profondo cambiamento. Abbiamo fatto quest'anno proprio a Firenze il forum italo-tedesco dedicato alla formazione, ci siamo confrontati con un sistema di formazione duale che è spettacolare, la verità, rispetto al nostro, cioè hanno una visione di rapporti fra scuola e aziende completamente diversa. Sono talvolta così mescolate che non si distingue più fra impresa e scuola nel rapporto formativo dello studente, è un tutt'uno. Noi verso quello bisogna andare, riuscire a far parlare aziende piccole, start-up, portatori di interesse, fondamentale per il nostro territorio. Devo dire che ultimamente troviamo una grande sensibilità anche invece nel mondo bancario, tant'è che tra poco lanceremo un progetto sul nostro territorio in cui alcuni principali istituti vogliono partecipare a dei progetti specifici sul nostro territorio su questa cosa. La politica forse è proprio avanti, uso la provocazione, perché sta cominciando a discutere in modo, andando oltre se stesso, di quello che sarà il sistema locale di riferimento, cioè il sistema territoriale di riferimento. È vera la discussione, non è finta, non è una farsa edonistica o giornalistica, che ci stiamo ponendo il problema dandoci tempi, questa volta davvero con la data di scadenza, di essere competitivi come sistema istituzionale. Perché l'inquadramento che stiamo subendo un po' tutti della nostra organizzazione della vita pubblica, pensato nel secondo dopoguerra e poi ha avuto sviluppi e inserimenti precedenti e sviluppi successivi, non corrisponde più a ciò che effettivamente le società ci stanno dicendo. Un annetto fa circa, di giugno, era un'azienda della pelletteria e il titolare mi dice: accanto c'ho un creativo, fine, accanto all'ufficio, un creativo che è venuto da Gucci, l'ha portato via in azienda inglese e viene qua perché in 50 km da Santa Croce a Pontassene non solo riesce a trovare la pelle che lui vuole, sono la sua testa, ma anche il know-how per costruire la borsa con lui, la passamaneria per definirla, il pulimentatore che ha quel colore lì esatto che lo sa fare, e noi riusciamo a fare il modello dall'idea all'azione in poco meno di una settimana, cioè non è fatto. Allora, se noi riusciamo a avere lo stesso sistema infrastrutturale, lo stesso sistema fiscale, lo stesso sistema economico, vengo al terzo punto, è chiaro che siamo più competitivi nella promozione integrata e non tra di noi in lite e in lotta. Questo noi l'abbiamo capito, perché la politica sta scomparendo, cioè, e questa è un'istanza di sopravvivenza, cioè l'ultima spiaggia, quello di essere i motori della trasformazione. Quando la prima volta partecipai insieme al sindaco Nardella all'incontro con 19 grandi aziende della Toscana, tutti, che ordinavano questo tavolo, convenivano su un fatto, e l'attrattività del nostro territorio è legata alla qualità della vita.